Buongiorno a tutti, soprattutto ai tanti giovani presenti. Chi era Lucrezio? Questo poeta di cui non sappiamo nulla, non un episodio della sua vita, interpretato peraltro in modo opposto, vero segno di contraddizione. Da una parte abbiamo avuto un'interpretazione di tipo individualistico, psicanalitico, che affondava nella notizia fragile e sospetta di San Girolamo, per il quale Lucrezio all'età di 44 anni si sarebbe suicidato per amore. Su questa notizia è stata costruita tutta un'interpretazione di Lucrezio, poeta maledetto, poeta dell'angoscia. Dirimpettai a contrapposta, antitete, queste interpretazioni di tipo romantico ed esistenzialistico, c'è stata un'altra interpretazione che ha fatto perno, ha messo il fuoco sulla personalità forte, sul pensiero forte dell'autore come poeta della ragione, addirittura un poeta premarxista che avrebbe liberato il popolo dai timori della religione, un Lucrezio marxista ante litteram. Forse questa interpretazione è tributaria del fatto che Marx aveva fatto una tesi di laurea proprio sul materialismo e l'atomismo di Democrito e di Epicuro. Lucrezio ha subito questa oscillazione di fortune e sfortune, di interpretazioni contrapposte. Già nella classicità, ai suoi tempi, è stato colpito da quella che è stata chiamata la congiura del silenzio. Se ne mettevano in risalto gli aspetti linguistici, ma totale silenzio, cesura e censura del suo pensiero, perché era un pensiero antiromano. I cristiani stesso saranno nel segno di questa contraddizione, perché condanneranno Lucrezio perché poeta ateo. Per altro verso lo useranno nella loro polemica antipoliteistica. Vedete, avranno buon gioco a dire, uno di voi già ironizzava sul vostro politeismo. Durante il Medioevo Lucrezio non sarà più che un nome, sconosciuto al Medioevo e allo stesso Dante, anche se paradossalmente troviamo fortissime analogie, ahimè, non dipendenze, perché Dante non aveva Lucrezio, ma come succede a tutti i grandi che hanno lo sguardo totale dell'aquila, si ritrovano su alcuni punti fondamentali e sarebbe interessante poterne parlare. Poi c'è stata, dopo l'eclisse del manoscritto, nel 1417 la scoperta di Poggio Bracciolini e lì comincia la grande fortuna di Lucrezio, scoperto soprattutto dagli umanisti. Accettato come poeta, respinto come filosofo, perché i nostri poeti umanisti e rinascimentali saranno di segno cristiano e neoplatonico. Noto il grande interesse anche di Giordano Bruno. Poi succede la grande scoperta anche da parte del Tasso, anche qui nel segno del due. Il Tasso col suo mondo creato pretendeva di essere, come è stato definito, il Lucrezio cattolico, però gli faceva problema accettare l'empio e ateo Lucrezio. E durante il periodo, anche dopo Tasso, si è creata questa abbinata Tasso-Lucrezio anche nel segno della follia, tutti e due sotto questo segno. La grande stagione si avrà nel 6 e 700 con la scoperta della scienza e dell'atomismo. La grande stagione di Galileo, Bacone, Gassendi, Newton. E lì cominceranno le grandi traduzioni. Il Marchetti, fisico e matematico, tradurrà Lucrezio nel segno della poetica barocca. L'Alfieri se ne occuperà, definirà Lucrezio poeta sprotetto, contrariamente ai poeti protetti alla corte dell'impero, quali erano Virgilio, Orazio e il più moderno Ariosto.
Il foscolo fece un proposito: voglio tradurre tutto il De Rerum Natura, ne tradusse solo 327 versi, ma si occupò molto di Lucrezio e scrisse dei discorsi su Lucrezio, definito poeta e duca di color che sanno. Carducci definirà Leopardi il Lucrezio del pensiero italiano, un bel problema, ma Leopardi leggeva direttamente il testo di Lucrezio oppure lo leggeva nelle citazioni dei vocabolari e dei glossatori? Ecco, anche questo, un'altra incertezza, ma anche qui probabilmente lo conosceva, senz'altro la Ginestra è tributaria di molti passi del De Rerum Natura, però anche qui, come per Dante, ci sono singolari coincidenze, grandi affinità. Nonostante l'incertezza, se lo abbia letto direttamente. Sarebbe poi da dire dalla grande stagione ottocentesca, la riscoperta nell'Ottocento nel positivismo, la grande stagione di Lucrezio riscoperta nel segno di Darwin, e lì le grandi traduzioni, ma qui mi scuso se vado proprio semplificando, per darvi un minimo di scenario entro cui collocare, almeno nella nostra letteratura, questo apostolo della ragione. Sarebbe da dire di Moravia, del nostro Moravia, che anche lui fa fatica a sottrarsi a questa contraddizione. Per un verso lo esalta come poeta della ragione, però dice che nonostante tutto Lucrezio, anche lui, cede alla paura e cede al desiderio, di cui parleremo. Sarebbe ancora da dire poi a proposito del nostro Novecento, del poeta, del grande Mario Luzi, il quale sottolinea e mette il fuoco come Lucrezio libera il mondo da una visione individualistica e scopre il mondo allo stato nascente. Allora, nonostante questa ridda di interpretazioni, ma chi era veramente Lucrezio? Qual era il suo pensiero? Andiamo al testo, troppo spesso ridotto a un pretesto di ideologie postume. A Lucrezio si può applicare quello che dice un precetto ippocrateo: là dove c'è filantropia, amore per l'uomo, là c'è amore per la tecnica, dove c'è filantropia c'è filotecnie. Io, per essere aderente al testo e anche al contesto di questa iniziativa, per cui faccio i complimenti, vero, a tutti, in particolare alla nostra cara Borsari e anche a Francesconi, ecco, per essere aderente un po' e rispettare la lettera di questo invito, io parto da un passo di Lucrezio, da 8 versi del quinto libro, e cerco di scandire 4 riflessioni in questa mia lezione. In questo passo, siamo nel quinto libro, ai versi 330-337, Lucrezio enuncia distintamente 4 tappe. La prima: il mondo ha avuto inizio e ha avuto un inizio recente. 2. Le tecniche, dice lui, le artes, vanno affinandosi e vanno progredendo. Augescunt. La dottrina e la ragione, il De Rerum Natura usa la parola ratio 150 volte, prevalentemente identificando la ratio ragione con la dottrina epicurea. Ebbene, questa ratio della natura identificata con la dottrina epicurea è stata scoperta anch'essa da poco. Quarta osservazione: e io, Lucrezio, sono il primo che trasporrò questo nella nostra lingua latina. Ecco, qui con un colpo d'occhio sinottico, direi panottico proprio, come solo a Lucrezio riusciva, Lucrezio coglie simultaneamente la nascita del mondo, la storia della civiltà e il duplice primato, quello filosofico di Epicuro e quello linguistico suo. E allora la prima riflessione: la natura del cosmo, la natura del mondo. Il cosmo, il mondo,
ha un'origine, una fine, una nascita e una morte, non la somma della somma del mondo, delle cose del mondo. C'è una summa mundi che finisce, una summa summarum che non finisce. Grazie a che cosa? Alla indistruttibilità e alla eternità dei suoi componenti, che sono gli atomi, che sono i principi primi che compongono tutto, compongono cielo, mare, terra, fiumi, grezzi, viventi. Tutti questi esseri sono composti dagli stessi elementi primi. Mentre il mondo finisce, questi elementi sono indistruttibili ed eterni. Il nostro mondo è soggetto a una continua trasformazione. La nostra vita mortalis, è soggetto alla mors immortalis. La morte è immortale, eterna, siamo noi mortali. La mole e la macchina del mondo, di questo mondo, crolleranno. Sentite, ruet moles et machina mundi, rovinerà la mole e la macchina del mondo. Crollerà rovinosamente con le sue mura. Il mondo e le sue creature sono destinate al tramonto, ma grazie a quella indistruttibilità, a quella eternità degli atomi, grazie a questo sciame atomistico sempre rinnovato, si formerà un nuovo mondo, si formeranno nuove creature, come a dire che siamo governati dalla fisica delle particelle. Non una potenza divina, non l'azione dell'uomo, ma una forza sconosciuta, opterit, tritura, distrugge tutte le cose, una forza sconosciuta, vis abdita quietam. Il nostro Fosco lo dirà, una forza operosa le affatica di moto in moto. Ancora. L'universo complessivo del tutto e di tutto quello che rimane sempre, nonostante questo piccolo mondo crolli, l'universo, il tutto costituito di atomi e vuoto, è in equilibrio. Il singolo universo viene distrutto, si riforma continuamente e i componenti tutti rimangono in un equilibrio grazie alla legge dell'isonomia, questa compensazione dei contrari. Nell'universo c'è un equilibrio nel quale le forze vitali, le forze di vita e le forze di morte, motus vitalis e motus existialis, si compensano. Dall'inizio c'è un bellum, c'è una guerra che non ha né vinti né vincitori e finisce con un esito pari. C'è un equum certamen in questa guerra infinita. C'è un bellum infinitum e c'è un equum certamen. L'esito è pari. Un pareggio perenne. C'è un'oscillazione, un pendolo, una simmetria, un'equivalenza dei contrari che governa. Come l'alternarsi, dice Lucrezio, del giorno e della notte, come la nascita e la morte, come il vagito nella culla e il pianto al funerale. Questa è l'isonomia, da isos e nomos, questa legge che si equivale. Venere e Marte del primo proemio sono la raffigurazione plastica. Venere la dea della vita e Marte il dio della morte sono la raffigurazione plastica di questo istinto di vita e di morte che regge tutto in equilibrio. Continua l'avvicendarsi di cose viventi e l'universo si rinnova senza posa. Le creature mortali vivono scambievoli vite, come staffette si passano la fiaccola, sto citando. C'è un continuo progredire e regredire. E Lucrezio usa proprio, come solo lui sa fare, creando anche parole nuove, c'è tutto un senescere e un florescere.
le cose che progrediscono e che fioriscono progressivamente e invecchiano peraltro altre progressivamente. Florescere, senescere. Non vorrei fare dell'accanimento morfologico o grammaticalistico, però questo incoativo, questi verbi in sco, che danno proprio, sono iconici, danno la raffigurazione stadiale proprio di questa progressione, sono lo stigma linguistico di questa perenne trasformazione del reale che è a somma zero. Infine, il mondo non è unico, questo nostro mondo. Non c'è solo il nostro mondo, ma oltre a questo mondo vi sono altri molteplici, numerosi, udite, infiniti mondi possibili. Lucrezio dice che non può in nessun modo apparire verosimile che cosa? Che solo questa terra e questo cielo siano stati creati e che fuori di essi quei tanti corpuscoli infiniti, atomi eterni, non compongano, non producono altri esseri, altri viventi, altre creature, altri mondi. Per cui esistono altrove nel vuoto altri globi terrestri e diverse razze di uomini e specie di fiere. Sto traducendo, vi risparmio il latino. Cosa sia possibile accada per l'intero universo nei diversi mondi, in diversi modi creati, questo io insegno. Qui possit fiatque per omne, in varis mundis varia ratione creatis, id docio. Qui possit fiatque per omne, in varis mundis varia ratione creatis, id docio. Io spiego questo. Ogni sottolineatura, è vero, sul carattere scientifico, premoderno, rivoluzionario di questo messaggio è scontato, è vero. Da questa pluralità dei mondi cosa consegue? Consegue che l'uomo non è al centro dell'universo, per un semplice fatto, lo dice Lucrezio. Non c'è più un unico mondo e quindi non esiste un centro e quindi l'uomo non è al centro di niente. La fine dell'antropocentrismo classico che è stato alla base dello stoicismo, verrà trasferito anche da certo spiritualismo cristiano, la fine dell'antropocentrismo. Lucrezio eredita qui perfeziona, ma eredita un pensiero che già era di Leucippo, Democrito, Epicuro, in parte di Empedocle, il grande pensiero materialistico presocratico, ionico. Non esiste un centro, sentite, non medium nil potest, quando omnia constant infinita. Non può esistere un centro perché l'universo è infinito. Se il mondo fosse unico, l'uomo nella scala dei valori, dal mondo inanimato al mondo vegetale, al mondo animale, all'uomo, a Dio, questa gerarchia stoica ci sta, mondo unico, ma dove? In centro di quale mondo, se i mondi sono infiniti? C'è un policentrismo. Secondo punto, il primo era la natura mundi, la seconda le tecniche. Chi è Dedalo? Chi è l'architetto? È la natura o l'uomo? Questa è una domandona, che è centrale. Se la natura è generatrice, natura creatrix, se la natura è artefice e architetta di tutte le cose, natura dedala, se la natura governa, natura gubernans, se Venere, intesa come natura e come eros, è simbolo di questo potere generatore, creatore e regolatore, qual è il ruolo della mano dell'uomo? Se la natura è atechnos, d'altra parte anche, perché Lucrezio dice che la natura è predita e caratterizzata e imbottita di colpa, la natura è difettosa.
ha un tallone d'Achille. Se la natura è atecno, se non tecniche, come era per gli stoici, se l'intervento di Dio non è ammesso ed è escluso, non dovrà l'uomo intervenire con la sua tecne? L'architetto al dunque, il dedalo del mondo, è la natura o l'uomo? Questo è il cuore del problema. Ci sono due livelli di realtà, due piani, due dimensioni, dice Lucrezio. Ci sono i coniuncta e gli eventa. I coniuncta sono le proprietà che appartengono alle cose, su cui non possiamo farci nulla. È il piano della fisica, è il peso, il calore, la fluidità, la tangibilità, l'intangibilità delle cose, la fisica, la natura, su cui nulla possiamo. C'è un altro piano, quello degli eventa, sono le qualità accidentali svincolate dalle caratteristiche fisiche, la schiavitù, la povertà, la ricchezza, la libertà, la guerra, la concordia, è il piano della storia e della civiltà. Su questo piano possiamo fare, sul piano possiamo, su questo cosa possiamo fare? In Lucrezia è chiaro, leggendo il testo, questi 7.000 versi, poco più, c'è l'impronta dell'uomo. Nel passo che ci ha introdotti quel quinto libro, 330-337, al secondo punto, si dice alcune tecniche, artes, dice il latino, vanno ancora affinandosi e ancora progrediscono. E Lucrezio dice, vediamo che ci sono i luoghi coltivati, i luoghi incolti, e quelli coltivati sono quelli in cui la mano dell'uomo ci ha messo l'impronta. Ci sono i luoghi, i loca culta, i loca inculta, e quelli inculta sono diventati culta grazie alla manus, impegnato e impegnativo, è il quinto libro dove Lucrezio delinea la genesi e lo sviluppo della civiltà. Distingue tre tappe. C'è una vita esemplata sulle bestie, resa possibile e soddisfatta dalla generosità spontanea della natura. Quando gli uomini ancora avevano come armi le mani, le unghie, i denti, le pietre e le scheggi di rami di selve. Erano ignari del bene comune, delle leggi e dei costumi. Prima fase. A questo stato ferino è subentrato poi una fase di ingentilimento. Le genti si sono ingentilite. Di cui le capanne, le pelli, il fuoco, l'amicizia, la pietà, i patti, la fondazione di città, la divisione dei campi e delle bestie. La divisione, è vero? Viene in mente qualcun altro, è vero? Il nomos della terra, la divisione. Le magistrature, il sole ha insegnato a cuocere e la natura a lavorare i metalli, dalla natura l'abbiamo imparato. E la stessa natura ha insegnato all'uomo le arti manuali della semina e dell'innesto. L'uomo ha guardato la natura, ha imparato e ha cercato di fare meglio per attenuare quella colpa, quel difetto, diremmo noi quel peccato originale. Qui anche la musica, l'uomo l'ha imparata dagli uccelli, il canto. Il flauto dal sibilo del vento, qui Democrito, abbiamo un bel frammento su questo. Ebbene, una terza fase, queste arti, queste pratiche, queste arti sia pratiche che arti liberali, è vero, dalla piantagione alla semina, è vero, alla musica, alle leggi, le arti, sia pratiche che liberali, hanno raggiunto non solo una forma definita, ma ad un certo punto hanno raggiunto il vertice dello sviluppo, un summum cacumen,
sono arrivati a formarsi. Sentite, navi e colture dei campi, mura, leggi, armi, strade, vesti e altre simili cose, i vantaggi e tutti i raffinati piaceri della vita, carmi, pitture, statue, rifinite con arte. Dedala, rifinite con arte. Fu l'uso e l'esperienza della mente a insegnargli all'uomo. L'uso e l'esperienza. La crea, la peira, avrebbe detto Democrito. Giunsero in questa fase al summum cacumen, alla perfezione, diremmo noi. Lucrezio non distingue, come il Protagoro di Platone, la condizione naturale, le tecniche e poi la scoperta della politica. Il Protagora dice che all'inizio c'è la condizione naturale, gli uomini perivano indifesi dalle intemperie e dagli animali, allora la tecnica, Prometeo con la tecnica li ha fatti riparare dalle intemperie e dagli animali, ma avevano solo la demiurgiche tecne, si ammazzavano. Si difendevano dalle bestie ma non dagli uomini, perché mancava loro la politiche tecniche, gli mancava la politica. Il Protagoro di Platone distingue stato di natura, stato della tecnica, stadio della politica. Lucrezio no, non fa questa distinzione. L'uomo ha appreso le arti alla scuola della natura, alla scuola dell'uso e dell'esperienza. Non da un Dio, come voleva la cultura classica, né da Prometeo, come voleva il Protagora di Platone. Ergo, l'uomo concorre e collabora con la natura. C'è un concorso e una collaborazione ben rappresentati da questa parola Daedalus. Daedalus. Daedalus, Lucrezio lo usa in senso sia attivo che passivo, diremmo noi. Dedala è la natura, Dedala è la terra, la tellus, cioè artefice, creatrice, industriosa. Ma Dedala è anche l'attività dell'uomo. Allora qui Dedalo significa artefatto e artificiale. Dedala sono i carmi di Febo modulati sulle corde. Quando l'uomo ha affinato la musica è diventato Daedalus anche lui. Dedala sono le statue lavorate con arte. Dedala signa polita. Dedala. Daedalus. Ecco, questa X ha due soluzioni. Questa cosa diremo Anceps ha due teste. Questo Daedalus applicato sia alla natura che all'uomo. Per cui rimango. Ecco, esemplifica bene proprio questa parola duplice, la duplicità, questo concorso. Alla domanda chi è architetto, chi è Dedalo, la natura e l'uomo. Sono tutti e due, ma è l'uomo che impara dalla natura. Per arrivare a questo progresso fino al summum cacumen. Ma questo progresso di tutte le tecniche pratiche liberali è vera gloria? È un progresso, punto, di segno più univoco? No. Arti e tecniche innescano una spirale. Un meccanismo perverso, Lucrezio instaura una proporzione inversa tra progresso tecnico-scientifico da una parte e regresso morale. Perché queste arti, queste tecniche ad un certo punto sollecitano che cosa? Sollecitano bisogni non necessari,
desideri nuovi, né naturali né necessari. Sollecito nell'uomo questo progresso, la navigazione, i campi, la musica, le statue, le leggi, la magistratura, i patti, sembrerebbe proprio, ecco, è arrivata la civiltà. Ma tutto questo scatena avidità, potere, invidia, ambizione, l'avaricies e la cieca cupido, che sono, dice Lucrezio, i due vulneravite. Creano desideri nuovi e bisogni non necessari e ci allontanano dalla semplicità primitiva. Non che Lucrezio a tutti i costi voglia lo stato di natura ferino e bestiale, perché anche lui capisce, abbiamo detto, c'è questo secondo stadio e terzo. Però allora c'era qualcosa per cui gli uomini cercavano la sopravvivenza, ma non erano attanagliati dall'avarizia e dalla cupido. Allora gli uomini primitivi morivano per miseria, e non era bene, e per assenza di cibo. Adesso noi moriamo per eccesso di cibo. Lucrezio dice tunc nunc. Allora morivano perché avevano troppo poco da mangiare, noi oggi moriamo perché mangiamo troppo. Allora si avvelenavano per ignoranza, perché mangiavano delle erbe selvatiche velenose, morivano per ignoranza. Adesso noi avveleniamo gli altri non per ignoranza, ma sapete come dice Sollertius? Sollertius, questo Sollertius, in maniera più, traduciamo piuttosto con accortezza. Cosa vuol dire Sollertius? Solertis, deriva da sollus e ars. Sollus è un aggettivo arcaico per totus, dove, per eccessiva tecnica. Cioè noi avveleniamo gli altri in proprio mettendoci del nostro, in maniera proprio diabolica, Solertius. Noi questa ars, che c'è nella parola Solertius, la pieghiamo al negativo. Allora morivano per mancanza di tecnica, oggi muoiono perché noi siamo troppo raffinati nei nostri modi di distruggere l'altro. Nunc tunc. Sarebbe da... Mi viene in mente qui questo pensatore, Günter Grass, la sua vergogna prometeica, per cui oggi l'uomo... capisci che c'è un Prometeo dentro di lui che è cresciuto più di lui. E questo ci mette in crisi, perché il nostro prodotto che supera il produttore. Pensate Gustav Kasparov quando la prima volta ha perduto il duello col gioco di scacchi col computer che lui ha inventato. Non deve essere stata una bella sensazione. Tu hai fatto una cosa che poi ti frega. Ma questo ci porta lontano. C'è tutto. La terza osservazione... Ma qui vado rapidamente. Avevamo detto la natura del mondo, il progresso alle arti, c'è, e poi è arrivato uno con la sua ratio, Epicuro, ratio reperta est, il reperto, la scoperta. È arrivato Epicuro che ci ha donato un ars che è l'arte delle arti. Quel summum cacumen era il finale del quinto libro. Quel finale del quinto libro, che proprio è una perla anche di letteratura, è stretto, incorniciato da Lucrezio tra il proemio del quinto e il proemio del sesto, e sono i due elogi di Epicuro. Quel summum cacumen lo mette lì, prigioniero, lo ammanetta con questi due elogi. E cosa dice? Dice che Epicuro ha fatto una scoperta divina reperta, cose divine,
che hanno superato quelle materiali della civiltà della tecnica come l'agricoltura e le leggi. Atene aveva scoperto le leggi dell'agricoltura, l'agricoltura aveva scoperto la civiltà della tecnica con le sue leggi, dice Atene, ma Epicuro dice che si poteva anche vivere senza alcune scoperte del passato, ma non si poteva vivere senza una mente chiara e un animo puro. Ad bene non poter, ad sine puro pectore vivi. Ha capito che si poteva vivere senza alcune tecniche, ma senza una tecnica particolare non si poteva vivere. Aveva capito che le afflizioni, i mali e le corruzioni provenivano da dentro, dal buio dell'ignoranza che genera desideri e paure, e soprattutto la paura della paura, la religio. Ha capito che la salvezza andava affidata alla vera ratio, ragione e dottrina. Qual era la sua ars? Lucrezio la chiama la sapienzia, che è sopra la filosofia. La filosofia è colui che ama la sapienza, il sapiens è colui che ha la sapienzia, il massimo. Ha scoperto per primo quelle norme di vita che ora definiamo sapienza, sapienza. E per mezzo della sua, per artem, dice, per artem, e attraverso il suo industrioso pensiero, è intraducibile, per artem, attraverso quell'ars, l'arte della sapienza, ha trasportato la nostra esistenza da flutti così tempestosi e da così profonde tenebre nella tranquillità e nello splendore della luce. Lui ha varcato le fiammeggianti mura del mondo, ha vinto tutti i mostri con le armi come Ercole, no, con le parole, dictis, non armis. E ha rivelato lui immortale a noi cose immortali, l'intera compagine dell'universo, come un Dio. Ecco, è la rivelazione della ragione. Al rivelarsi della sua ragione, la religione è abbattuta e calpestata e schiacciata sotto i piedi, obteritur. Si infrangono le barriere del mondo, si dissolvono i timori dell'aldilà e si manifesta la visione del tutto, la visione. Totum video per inane geriles. Io vedo che attraverso il vuoto si avvicendono e si svolgono, vivono tutte le cose, io lo vedo. Ha inaugurato e ci ha consegnato una vera pietas. Dice la pietas non è fare inchini davanti agli altari, la pietas non è sbudellare gli agnellini e poi fare offerte sacrificali. La pietas non è andare al tempio e attaccare voti su voti. Cos'è pietas? Pietas è, sentite, tu eri omnia pacatamente, tu eri. Prima aveva detto video, ma tu ero più forte, perché tu ero come il tutore, qualcosa è custodire con la vista. Pietas è vedere, custodire il tutto pacatamente. Il nostro verbo italiano pacatamente, che deriva dal complemento di modo, con mente pacata, è l'ataraxia del sapiens. Questa è la pietas. Allora Epicuro ha stabilito uno spartiacque. C'è un mondo ante Epicurum natum e post Epicurum natum. C'è questa rivelazione di questa che ha portato una nuova pietas. È un bel messaggio questo. La filosofia, anzi la sapienza, come arte suprema e sintesi di tutte le arti, di tutti i pensieri, di tutti i linguaggi. Questa è la filosofia. In un momento in cui ci si interroga cosa serve la filosofia, e qui da queste tre piazze viene una risposta a cosa serve, una risposta non solo a tre centri, ma una risposta, credo, al paese, che ha bisogno, direbbe Empedocle, di pensieri lunghi,
dolicorofrones e non di pensieri mignon? Ebbene, in un momento in cui ci si interroga, noi ci interroghiamo per 3 giorni a cosa serve la filosofia, dal Dererum Natura credo che ci venga una bella risposta. La quarta e ultima riflessione, ho 10 minuti, anche 9. Il quarto punto, in quel brano iniziale concludeva ego primus, io primo, primus cum primis, io primo su tutti, quel sapere, quella razza l'ho trasferita a Roma. La novitas di Lucrezio, che novitas è? Capite che Lucrezio a Roma per me si configura come un errore anagrafico. Questo apostolo ha la ragione, che mina le fondamenta, i 2 capisaldi dell'ideologia stoica romana, vale a dire la politica e la religione, il trono e l'altare. È un iconoclasta, sia dalla politica, non fare politica perché ti acceca il potere, e non accedere agli altari perché la religione è una favola, è frutto della paura. Capite, a Roma mi sembra proprio un errore anagrafico Lucrezio, aveva sbagliato patria. Lui non solo predica questo, ma rivendica di essere stato il primo a trasferire questa novitas concettuale con una novitas linguistica. Guardate che a Roma la parola novus non godeva di buona salute. Roma era la terra dei patres, del mos maiorum, della consuetudo, della tradizione. Tutto ciò che era novum destava sospetto. Seneca definirà la spedizione degli argonauti che varcheranno le colonne il nefas, perché lì si cerca di scoprire, dice Seneca, nella Medea dice una terra nota per una terra nuova. Si lasciano le leges note per le leges nove. Il novum è sinistro, il novum è qualcosa di scellerato. La res nova, le res nove a Roma era la rivoluzione che faceva paura. L'homo novus era quello che compariva sulla scena, non aveva dietro di sé la tradizione, e farà una brutta fine. Tutti gli homines novis, da Mario a Cicerone, faranno tutti una brutta fine. E la religione cristiana verrà chiamata religia nova rispetto alla religio vetus. Lucrezio dice, io ho una novitas rerum da dire, ho un messaggio rivoluzionario che ha bisogno di verba nova, perché Lucrezio dice, io per poter portare a Roma questo messaggio vedo che la nostra lingua non dice che è caratterizzata da pauperta, da povertà, dice da egestas, dall'indigenza proprio, dalla mancanza anche dello stretto necessario, e deve creare una lingua nuova. Duplice rivoluzione, alla novitas rerum, alla novitas concettuale deve corrispondere una novitas verborum. Alle res nove devono corrispondere dei verba nova, al messaggio rivoluzionario devono corrispondere parole rivoluzionarie. Lucrezio, intendo dire, che non solo ci ha delineato quello sviluppo del mondo, di cui ha dato quel giudizio, ci ha raccontato le arti, ma lui stesso si fa protagonista e artefice ed edolo di un ars, di una nuova lingua a Roma. Questo intendo dire. Epicuro ha creato la novitas filosofica, Lucrezio crea la novitas linguistica. Come? Voi leggete il Dererum Natura, vedete che tutto è nel segno del duo, questa iterazione di suoni, l'alliterazione, le rime, gli omoteleuti, le paronomasi, la ripetizione di parole, delle figure etimologiche, i pleonasmi, i nessi, gli emistichi, mezzo verso che si raddoppia nell'altro, un verso che si raddoppia, intere sezioni diverse, fino a corrispondere i proemi finali. E Lucrezio rappresenta sempre iconicamente, visivamente ciò che dice. Gli stessi autori classici che rimuovevano la novitas concettuale
non faranno a meno di accorgersi di questa novitas linguistica, per cui lo stesso Cicerone dice che quel poema aveva molta ars, aveva molta tecnica, lo colpiva il modo di scrivere, sublimis lo definirà Ovidio, Doctus Tazio, cioè si accorgeranno che c'era qualcosa in quella scrittura di veramente nuovo. Ci sono due passi che ci aiutano a capire cosa è avvenuto. Lucrezio dice in un passo che i medesimi elementi primi, gli stessi elementi primi, gli elementi primi, compongono cielo, mare, terra, fiumi, sole, messi alberi viventi, costituiscono i medesimi elementi primi. In un altro passo ripete questi due versi identici cambiando una parola. E dice, i medesimi elementi primi formano le parole cielo, mare, terra, fiume, sole, messi, alberi viventi. Cambia una parola. Nel primo caso sono gli elementi primi che formano le cose, nel secondo sono gli elementi primi che compongono quelle parole di quelle cose. Nel primo caso è constitum, nel secondo è significant. Nel primo sono gli atomi, nel secondo sono le lettere dell'alfabeto. C'è una corrispondenza tra le parole e le cose, ma oltre alla corrispondenza, che sembrerebbe un'analogia, c'è una reversibilità, perché Lucrezio dice che i corpi, ci sono gli atomi infiniti, indistruttibili, che compongono cose diverse, compongono il cielo, il mare, la terra, il fiume, il sole, compongono ciascuno di noi, compongono questo microfono, questo foglio, ma come li compongono? Con questi cinque fattori, c'è un verso stupendo, concursus, motus, ordo, positura, figura, col concursus, il motus, l'ordo, la positura, la figura. Questi atomi formano le realtà più eterogenee in base a che cosa? Al concursus, alla combinazione, all'incontro, in base al movimento, al motus, in base all'ordine, come sono predisposti, in base alla posizione, in base alla forma. Questo avviene per le cose, queste cinque parole, il concursus, il motus, l'ordo, la positura, la figura, erano tutte parole della lingua e della grammatica, prima greca e poi latina. Come a dire che in principio era la grammatica. Questi fattori determinano la corrispondenza e la solidarietà tra gli elementi della voce e gli elementi del cosmo, tra l'etimologia e l'atomologia, tra la lingua e la fisica, tra il testo e il cosmo. Per cui il poema si configura come una grande esecuzione grammaticale del cosmo, come a dirsi che in principio era la grammatica. Allora, se il mondo è organizzato secondo la grammatica, allora è leggibile. Allora quelle interpretazioni di un Lucrezio contraddittorio, di un poema che contraddice, allora non hanno nessun fondamento, sono chiacchiere, sono discorsi che ingravidano le nuvole. La fiducia nel reale e consapevolezza di poterlo leggere. E quindi affidamento alla parola, sia essa la parola della fede che, come in Dante, rivela ciò che per l'universo si squaderna, sia essa il verbo della matematica che, come per Galileo, illumina l'oscuro labirinto. Mandelstam, il grande acmeista russo, grande critico dantesco, ha scritto che la Divina Commedia non è che una sola strofa, unitaria e inscindibile. O meglio, non una strofa, ma una struttura cristallina, un solido, lo sviluppo per monosillabe del cristallo tematico, poliedro di 13.000 facce, mostruoso nella sua regolarità. E conclude Mandelstam, una collezione di minerali sarebbe un commento perfetto all'organismo della commedia. Io credo che se Mandelstam avesse conosciuto Lucrezio, quelle cinque parole, quei cinque cristalli, concursus, motus, ordo, appositura e figura, incontro, movimento, ordine, posizione, forma,
parole dalla grammatica che formano la lingua e la comunicazione, che stanno alla base della composizione del reale, se avesse conosciuto quel poema e quel verso, credo che il giudizio che ha applicato alla commedia l'avrebbe applicato a quella grande cattedrale verbale che è il De Rerum Natura. Grazie.